Presidente Carella, oggi 70 anni di CIDA è anche l'occasione, oltre l'anniversario della fondazione della Confederazione, anche l'occasione per presentare questo manifesto dei manager per la nuova Europa. Qual è, secondo lei, l'utilità che può arrivare da questo strumento e il futuro della classe dirigente in Italia e in Europa? Ecco, io direi che questo manifesto è il prodotto di 70 anni di storia ed è il primo passo per costruire il futuro, per rilanciare crescita, produttività, per rilanciare più benessere sociale, più equità sociale in Italia e in Europa. Io credo che il manifesto si ponga l'obiettivo di portare a fattor comune una serie di competenze che possono incidere in qualche modo e nel rapporto tra classe manageriale e politica, ma soprattutto nel rapporto tra classe manageriale e imprese e classe manageriale e cittadini. Perché diciamo, una cultura socializzata sulle capacità manageriali dovrebbe aiutarci a innovare il mondo del lavoro per creare un mondo del lavoro più inclusivo, che metta al centro le persone, un recupero di presenza manageriale che non è soltanto un fatto egoistico, non è che avere più dirigenti in azienda vuol dire far crescere la classe manageriale, ma vuol dire creare un presupposto per innovare il modo di lavorare, per rendere con un modello di governance più evoluto le imprese più competitive, più orientate a investimenti in ricerca e crescita, in nuove tecnologie, perché questo, si dice, da una parte consente la crescita del valore manageriale, dall'altra però porta indici assolutamente differenzianti e discontinui rispetto all'oggi, perché porta assolutamente le persone al centro, ma soprattutto queste imprese hanno più opportunità di crescere, di essere più produttive e soprattutto quindi avere più opportunità di creare lavoro per le nuove generazioni.